Ciao a tutti amici, bentornati su Stagioni. Oggi siamo qui in questa atmosfera un po' intima che ho creato nella mia stanza dei libri, perché voglio parlarvi di un libro che a me è piaciuto tantissimo. Io l'ho letto già un paio di volte, qualche anno fa, sistemando i libri. Stasera mi è finito tra le mani e quindi ho pensato di parlarvene. Il libro è questo. Si intitola Maria ed è un libro piccolo, un piccolo libro della scrittrice Lalla Romano. Una scrittrice di cui io ho letto anche altri libri perché mi piace molto il suo modo di raccontare le storie, un modo molto, molto semplice, molto elegante. Io amo tantissimo gli autori italiani del Novecento, sono i miei preferiti, non c'è straniero che tenga e quindi questo è un libro che rispetta pienamente i miei gusti. È una storia molto semplice, la storia del rapporto di affetto e di rispetto reciproco tra due donne, Maria, che è la protagonista, e la narratrice. La narratrice parla in prima persona e racconta Maria, racconta la storia di Maria, che è la sua cameriera, la sua donna di servizio, e quindi queste due donne provengono da mondi abbastanza diversi. La narratrice è una giovane donna borghese, cittadina, colta e non dico benestante, però insomma proveniente appunto dalla borghesia di quell'epoca, e invece Maria è una donna che proviene dalla montagna piemontese e da una realtà contadina, ricca di religiosità, di affetti, ma anche di difficoltà, di durezza e di drammi e di comicità in certi momenti. E quindi la narratrice è affascinata e ha profondo rispetto per questa realtà contadina e per Maria. Prova molta ammirazione per questa donna. E adesso vi voglio leggere qualche parte della prefazione che la stessa Lalla Romano ha scritto per il suo romanzo e dice: Maria è una storia vera. Ho veramente conosciuto la Maria del libro. Maria ha vissuto molti anni nella mia casa. Io l'ho visitata spesso al suo paese. Forse per questo motivo la storia può dirsi vera? Anche per questo, ovviamente, ma si tratterebbe in questi limiti soltanto di veridicità, non propriamente di verità, idea molto più complessa e ricca che confina o addirittura coincide con quella di poesia. Questione più pertinente, più interessante è la seguente: che cosa mi ha indotta a scrivere codesta storia di Maria? Forse mi è parsa straordinaria? Sì. Mi è parsa straordinaria, ma per mettere subito in chiaro le cose devo dire che io trovo straordinario ciò che è semplice, schietto, puro, il che d'altronde suole apparire comune a chi non ha gusto per queste rare qualità, anzi non le considera nemmeno. E così è lo stile di questo libro, schietto, puro, semplice. E non cade mai in drammatizzazioni,
non eccede nella narrazione delle emozioni, anche se ci sono episodi molto drammatici legati alla guerra. Vivendo con Maria, mentre non pensavo affatto che avrei scritto di lei, avevo avvertito questo, che dov'era Maria, lì era come un'aria speciale, quasi un ordine invisibile nel disordine del mondo. Socialmente il nostro rapporto era quello antico e ormai anacronistico, sopravvissuto solo nei termini di serva e padrona, o meno crudelmente, donna di servizio e signora. Il poeta Eugenio Montale, che è anche critico, anzi lettore in profondità, ha scritto che il vero tema di questo libro non è il ritratto di Maria, ma un rapporto che egli definisce quasi mistico, intendendo che al di là del rapporto sociale e anche oltre quello affettivo, esiste fra le due donne un legame più misterioso, forse un'affinità nonostante le differenze di nascita, di ambiente e di cultura. Tale simpatia profonda fra le due protagoniste si configura nel romanzo anche come un incontro più vasto sul piano della storia, fra due mondi, quello borghese, cittadino e intellettuale, e quello contadino. La vicenda del romanzo è quella di una piccola famiglia e scorre lungo gli anni 30 e 40. C'è una giovane coppia di sposi in una città di provincia e una domestica. Maria. Nasce un bambino, avviene il trasferimento in una grande città, ci sono i giochi, le prime scuole del bambino, la guerra, le separazioni. Attraverso i racconti di Maria e visite della coppia ai luoghi di lei affiorano tante storie, vale a dire tante esistenze, con i loro momenti drammatici o anche tragici e anche comici. Maria invecchia, la storia muove avvenimenti che incidono sui destini e mutano il costume di vita. Il libro Maria è anche una testimonianza della civiltà contadina, in questo caso montanara e di confine, civiltà che sta scomparendo. Avevo riscontrato in Maria uno stile di vita che ammiravo, ebbene la mia ammirazione non era tanto morale quanto diciamo pure estetica, letteraria, vale a dire che per me Maria era già un personaggio prima che mi venisse in mente di comporlo, di crearlo con le parole. Perciò nulla nel libro è fuori, cioè stonato rispetto al tema prescelto. Il mondo di Maria è visto da me, naturalmente, ma il mio lavoro è stato, per così dire, guidato dal mio rispetto per quel mondo in cui conta solo ciò che è essenziale, come nel linguaggio stesso della poesia. E adesso vi leggo il primo incontro della signora, della narratrice con Maria. Sentite che bello. Quando entrammo nella nostra casa c'era già Maria. Eravamo di ritorno dal viaggio e camminammo in punta di piedi perché era mezzanotte. Io non conoscevo Maria se non per averla vista quando era venuta a presentarsi. Affrontare la conoscenza delle persone mi metteva in grande imbarazzo. Così, da una stanza vicina, avevo spiato attraverso l'uscio socchiuso. Stava seduta sull'orlo della sedia con i piedi incrociati e le mani raccolte nel grembo. Era magra e minuta, vestita di nero con un colletto rotondo di pizzo. Teneva la testa reclinata su una spalla. I suoi occhi azzurri e fermi, dalle palpebre piegate all'ingiù, avevano un'aria rassegnata e un po' triste. Non ne avevo concluso niente. Più che altro avevo pensato che era una figura adatta a ritrarsi nei quadri. Ecco, Lalla Romano, oltre che essere una grande scrittrice, è stata anche una pittrice di talento. E poi il libro, ecco, il libro poi narra tutte queste vicende di vita quotidiana. La nascita di questo del bambino della coppia a cui Maria si affeziona tantissimo e gli fa
da vaglia, diciamo, da tata. E il bambino a sua volta si affeziona tantissimo a Maria e poi le visite della narratrice al paese di montagna di Maria. E la narratrice conosce tutti i parenti di Maria e ne racconta le vicende, talvolta molto tragiche e tristi, legate alla guerra. E il libro si conclude con una visita dopo che Maria e la signora si sono separate, perché ad un certo punto Maria non lavorerà più per la narratrice. Si conclude con una visita della signora al paese di Maria. Dopo qualche anno. E si conclude con questa frase: mi mise sulle braccia una bottiglia di vino portata da Barcellona e una pagnotta di pane di campagna. Poi, come parlando a se stessa, chissà, disse, cosa sarà di noi nell'inverno. Beh, questa frase racchiude tutto il mondo contadino, anche il fatalismo, l'affidarsi alla provvidenza di quel mondo. E io la trovo veramente bellissima, una frase che conclude un romanzo così, la trovo veramente di una poesia veramente magnifica. Quindi, se vi piacciono queste storie, questi racconti di donne, e anche vi piace immergervi in un'Italia che non c'è più, vi consiglio questo libro, Lalla Romano, Maria. E questa è un'edizione Einaudi Tascabili e tra l'altro racchiude anche tutte le recensioni che uscirono sui quotidiani dell'epoca di grandi critici dedicati a questo piccolo ma meraviglioso libro. Maria Lalla Romano. A me è piaciuto moltissimo e ve lo consiglio. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!